Ciao a tutti! Oggi un video in collaborazione con l'azienda Reschimica che mi ha gentilmente omaggiata di alcuni suoi prodotti per poterli testare, e sinceramente non vedo l'ora, e alcuni invece che conoscevo già. Vi mostro subito quello di cui mi hanno omaggiata. Allora, in primis la loro famosissima Feel Crystal, componente A, che è divisa in due componenti, appunto, componente A e componente B. Il componente A sono, ve lo dico subito, 200 grammi, esatto, mentre il componente B sono 120 grammi. Come sapete, la proporzione è 60-100, quindi se voi versate 10 grammi di componente A dovrete versare 6 grammi di componente B per far sì che la resina appunto si indurisca. Il componente B non è nient'altro che il catalizzatore, quindi colui che poi permette l'indurimento della resina. Questa la conosco molto bene perché è la prima resina che ho preso da quando ho iniziato con la resina ed è tra l'altro anche l'unica. Ecco, vi saluta e quindi vabbè, io con questa mi trovo benissimo, l'ho acquistata proprio di recente. Dopodiché mi hanno inviato, questa non l'ho mai provata, sono molto curiosa, la Feel Classic Bianco, che non è nient'altro che una resina color bianco. Questa l'apriamo, mi incuriosisce moltissimo, proprio perché voi sapete che io cerco il color bianco in generale da una vita, perché appunto adoro che alcune creazioni vengano rigorosamente bianche. E il componente A è composto da 250 grammi, il componente B invece anch'esso da 250 grammi. Questo perché il rapporto qualità è 1-1. Se mettete 10 grammi di componente A dovrete mettere 10 grammi di componente B. Sono molto curiosa di questa resina, vediamo un attimo, l'apro, perché dovrebbe essere proprio bianco. L'ho vista su alcune l'ho vista su alcuni video di altre youtubers e devo dire che fa un effetto bellissimo, ma voglio provarlo. Forse non si voglio provarlo anch'io, non si vede nulla molto probabilmente, sicuramente va sbattuta prima di essere colata. Comunque, di questa qui farò un video, così la possiamo vedere all'azione. Vi ricordo, vi metto tutti i link della Reschimica nell'info box, quindi vi metto sia il video, il link generale, dopodiché inserirò i link per la resina, quindi quella che vi ho mostrato prima, e anche quella per il Feel Classic bianco. Infine mi hanno omaggiata di due loro colori che non vedo l'ora di provare. Allora, uno è semplicemente il Vetro Color, zoomiamo un attimo, ok, è semplicemente il Vetro Color color oro, e sono colori trasparenti per vetro, ma si possono tranquillamente applicare alla resina. Anzi, da quello che ho capito vengono dei bellissimi, viene un bellissimo colore semi traslucido, praticamente trasparente, semi trasparente. E vediamo un attimo, considerate, aspettate che non l'ho neanche, ok, vediamo un attimo la bellezza di questo colore. Eccolo qua, guardate quanto è bello, non vedo l'ora di provarlo. Ma ve lo posso mostrare anche qua, credo. È veramente molto molto bello. E poi si vede che hanno capito che ero della Roma. Mi hanno mandato il Ceramic Color. Questo è un colore per ceramica a freddo ed è un bellissimo rosso scuro che adesso vi apro e vi mostro. Anche questo lo utilizzerò chiaramente per la resina. Guardate che bel rosso, incredibile, veramente bello, molto più denso rispetto a questo al Vetro Color, ma
colore brillante, scintillante allo stesso modo. Allora, questi sono i prodotti di cui mi ha omaggiato la Reschimica, l'azienda Reschimica, che appunto produce la Feel Crystal, la resina Feel Crystal. Vi metto tutti i link nell'info box. E nulla, ci vediamo al prossimo video e scopriamo insieme questa resina Feel Classic bianca, per vedere come poi che bel bianco che esce oggettivamente. Vi mando un bacione a tutti e alla prossima, ciao!